Maxi sequestro di marijuana da parte dei carabinieri di Brisighella in un podere a Zattaglia, dove gli uomini dell'arma hanno avvistato una pianta sospetta durante un servizio di pattuglia del territorio. La pianta, occultata fra due capannotti, protetta da un recinto, si è rivelata ad un esame ravvicinato un vero e proprio albero di 3 metri d'altezza, coltivato negli anni, che ha portato a successivi appostamenti e all'arresto del proprietario del podere, un faentino 43enne, disoccupato, con alcuni precedenti penali di vecchia data, ma assolutamente non inserito, comunque non noto alle forze dell'ordine, per attività di spaccio, sorpreso dai carabinieri nei lavori di cura della coltivazione. Sono seguite le perquisizioni nella casa del podere che hanno portato al sequestro di 31 kg di marijuana di 4 varietà diverse, vendibile sul mercato a 10 euro al grammo. Un sequestro record per il territorio di Brisighella, dove l'ultimo ritrovamento di grandi dimensioni di sostanze stupefacenti si era fermato a soli 15 kg. L'uomo arrestato è stato portato oggi dai carabinieri a Ravenna per il processo per direttissima. L'attività di polizia giudiziaria che abbiamo illustrato oggi è stata eseguita interamente dal Comando Stazione Carabinieri di Brisighella. A seguito di un avvistamento durante un servizio esterno da parte di un equipaggio di quell'arma, era stato notato un albero in prossimità di una casa rurale sita in località Zattaglia, un albero che apparentemente poteva sembrare riconducibile a canapa indiana. Quello che ha creato in un primo tempo dei dubbi erano proprio le dimensioni di quest'albero notato in un primo tempo in lontananza, che raggiungevano all'incirca i 3 metri. Le successive verifiche, quindi i servizi che sono stati attivati nell'immediatezza, ci hanno portato ad avere la certezza che quello fosse un albero più che una pianta di marijuana. Ne è nato un servizio di appostamento ed osservazione che è cominciato alle prime ore del mattino di ieri, e infatti abbiamo avuto poi l'arrivo della persona proprietaria di quel fondo e che a tutti gli effetti ne aveva la disponibilità, che dopo aver effettuato dei lavori nel terreno circostanze si è diretto proprio verso quest'albero e ha cominciato a potare alcuni ramoscelli. A quel punto siamo subito intervenuti bloccando l'individuo. Ne è nata una perquisizione in quella casa rurale, abbiamo trovato in soffitta un vero e proprio essiccatoio dove c'era un ingente quantitativo di ramoscelli di pianta ormai già essiccati, quindi ormai già marijuana pronta all'uso, che a seguito di pesatura è risultata essere di circa 31 kg. Abbiamo trovato poi nello stesso capanno anche la marijuana, già quindi messa nei barattoli per la conservazione, e quindi riteniamo che molto probabilmente il passaggio successivo sarebbe stato la cessione a terzi. Ecco, c'è stata anche la perquisizione in casa del proprietario, un faentino, in centro storico abitava. Da lì infatti ci siamo portati poi presso l'abitazione nel centro storico di Faenza, ove questo soggetto vive a tutti gli effetti con la sua famiglia, e abbiamo trovato dell'altra sostanza stupefacente, non marijuana ma in questo caso dell'hashish, quindi due panetti da 100 grammi ciascuno, sequestrati naturalmente anche quelli. E dalle dimensioni, dallo spessore del tronco della pianta si evince che insomma fosse datata? È una pianta sicuramente datata, che è stata soprattutto ben coltivata e ben curata. Abbiamo trovato un fusto veramente importante. Raggiungere quelle dimensioni di altezza vuol dire che non è mai stata trascurata, ma nel tempo ha avuto le cure dovute. Federico Lega per Faenza Web TV.